Ed ora il volley, sono arrivate le convocazioni della nazionale di volley maschile per le Olimpiadi di Tokyo, ci saranno anche due giocatori della SIL, Colaci e Gannelli, spuma invece il sogno olimpico di Fabio Ricci, vediamo. Facciamo il dito anche dentro o fuori? Nell'infradito. È dentro! È dentro! Sitting. Pizzica, 24-22, ancora lui, ancora lo zar, Ivo Zaitsev! Manda l'Italia al tie break! Un momento di sport che passerà alla storia del volley italiano quando Ivan Zaitsev riuscì a capovolgere gli Stati Uniti cambiando il destino di una partita già segnata. Qualche mese dopo lo zar della pallavolo italiana era a Perugia accolto da un bagno di folla nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della SIR. Un colpo mediatico incredibile quello di Sirci che vide ripagato il suo investimento anche sul campo con il triplete del 2018. Sono passati 5 anni da quell'incredibile partita che ha portato l'Italia quasi sul tetto del mondo con l'argento olimpico di Rio e la nazionale azzurra ci riproverà anche quest'anno a Tokyo con 2 Black Devils pronti a dare tutto per l'Italia. Il libero Max Colaci, uno dei giocatori più rappresentativi e esperti della SIR, e il neoacquisto Simone Giannelli, il colpo di mercato dell'estate 2021, ha ricordato proprio la presentazione di Zaitsev, l'evento realizzato per l'abbraccio con l'ex centrale della ITAS Trento che nel cuore dei tifosi dovrà sostituire Atanasievic. E sarà lui il portacolori della SIR maglia azzurra anche perché i tifosi lo hanno già adottato e fatto sentire uno di loro. In Giappone incroceranno altri Black Devils impegnati nel torneo olimpico, Wilfredo Leon con la sua Polonia e Sebastian Solé che difenderà i colori dell'albiceleste argentina. La schiera dei perugini sarà completata anche dallo statunitense Matt Anderson, altro acquisto del mercato estivo. Non andrà invece a Tokyo il centrale Fabio Ricci, coach Blengini gli ha preferito Galassi, altro ex della SIR, ora a Monza.